I prossimi mesi saranno decisivi per il futuro di molte emittenti televisive pugliesi. In questo clima si insedia il nuovo Corecom, il Comitato Regionale per le Comunicazioni. L'ente organo di governo, garanzia e controllo sul sistema delle comunicazioni e riveste un ruolo importante anche nello stilare le graduatorie per la suddivisione dei fondi pubblici destinati proprio all'emittenza locale. I componenti di nomina politica sono espressione delle scelte di giunta e consiglio regionale. Il nuovo presidente, che succede a Giuseppe Giacovazzo, è Felice Blasi. Con lui ci sono Stefano Cristante, Antonella D'Aloiso, Adelmo Gaetani ed Elena Pinto. Noi cercheremo di rispondere alla situazione di crisi evidente e alle difficoltà del passaggio al digitale. Come sapete, le associazioni di categoria delle televisioni locali hanno evidenziato il rischio del dimezzamento, addirittura in Italia da 600 a 300 televisioni col passaggio al digitale. Noi seguiremo le indicazioni dell'Agicom nazionale e soprattutto della legge. L'ho detto più volte stamattina, andare a guardare i principi fondamentali della legislazione sul radio televisivo significa andare a scoprire dei principi come quello del pluralismo, dell'obiettività, della completezza, dell'imparzialità e dell'apertura, che se presi alla lettera potrebbero elevare la qualità e quindi la forza delle televisioni locali in modo imprevedibile. La cultura giuridica del settore radiotelevisivo permetterebbe una televisione di conoscenza della quale noi abbiamo ancora più bisogno oggi. La Puglia noi non la conosciamo nella sua realtà profonda, dobbiamo conoscere di più il nostro territorio, persone, abbiamo bisogno di una televisione affamata di realtà. E questo possiamo fare. Così si esce dalla crisi del settore radiotelevisivo, facendo una TV e una comunicazione di qualità. La Regione Puglia, consapevole del terremoto che sta investendo le TV a causa del passaggio al digitale terrestre, è pronta a dire la sua, a difesa soprattutto dell'occupazione nel settore. Il 2012 rappresenta un anno particolarmente impegnativo per l'informazione televisiva o radiotelevisiva, perché è l'anno in cui partirà lo switch off, cioè il passaggio al digitale, e la Regione e il Corecom dovranno essere vicini quindi al sistema radiotelevisivo regionale con le risorse come quelle che abbiamo messo a disposizione con il bando che prevede 10 milioni destinati alle emittenti radiotelevisive, perché nessuna emittente locale debba essere costretta a chiudere battenti, nessun posto di lavoro giornalista, tecnici, lavoratori debbano sentirsi in pericolo sul piano occupazionale, e perché soprattutto il sistema continua ad essere in maniera sempre più efficiente capace di dare una informazione corretta, ampia.